corridoio Adriatico, il primo interporto d'Europa, secondo uno studio dell'Associazione Tedesca degli Interporti, punta ad incrementare il proprio raggio d'azione, diventando il canale di sbocco di tutte le merci che arrivano dai porti dell'Adriatico, Puglia in particolare. Una scelta strategica, come confermano i vertici del consorzio ZAI. Per noi è strategico sviluppare anche questo corridoio, perché voi, come ben sapete, da Verona tutti i giorni partono 26 coppie di treni al giorno, quindi il nostro obiettivo è di, oltre a fare partire i treni da Quadrante Europa e inoltrarli verso tutti i porti e gli interporti tedeschi, il nostro obiettivo è anche sviluppare i corridoi come il corridoio Adriatico in maniera da attrarre le merci dai porti italiani, lavorarli a Verona e redistribuirli in giro per l'Europa. Una scelta cui guardano con attenzione strutture fondamentali sia veronesi che di altre regioni. È fondamentale, io qui intervengo come presidente di Verona Mercato, quindi poter trasportare le merci in maniera adeguata, magari anche verso l'Adriatico, è importante. Noi come Verona Mercato abbiamo circa 450.000 tonnellate di merci trattati, una parte importante date dalla logistica. Il nostro terminal di Giovinazzo, vicino a Bari, collega adesso tutto il nord dell'Europa in tre giorni da Bari fino a Lübecca, per esempio il mare Baltico, e Verona ovviamente con il network che lo dispone Quadrante Europa si può servire tutto il mercato europeo. Il cuore della logistica italiana, vero snodo di smistamento verso la Germania e tutto il nord Europa, mette le basi dunque per sviluppare i suoi traffici lungo l'intero corridoio Adriatico, come è stato evidenziato nel convegno svoltosi questa mattina al Quadrante Europa. Verona accentua quindi il suo ruolo di braccio operativo dell'intera economia italiana.